C'era una volta il detersivo. Oggi c'è Wave, il detersivo in fogli. Nuova giornata, nuova puntata di Due Chiacchiere in Cucina, pronti per due ricette, ovviamente come tutte le puntate, ma soprattutto pronti per pendere dalle labbra della grande, meravigliosa, unica, ma purtroppo abbiamo lei, Ilaria Mazzacco, buongiorno! Lo sai che io questo posso usarlo anche come frisbee? Devo sorridere? Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Leonardo carissimo. Buongiorno cara Ilaria, allora, assolutamente è ok. È ok, assolutamente. Cosa prepariamo oggi? Allora, prepariamo una torta salata. Mi piace come cambia il tono di voce. Sì, allora prepareremo una torta salata molto semplice a base di verdure con una farcitura appunto molto vegetale data appunto dalla presenza dei cannellini. Si dice che è felice nonostante tutto, sì. E poi faremo un secondo piatto a base appunto di tortellini. Che buoni! Ah. No, questa è la traduzione. Ah, ok. Quindi, non ho capito perché stavo facendo la persona... Non ti sento più. Ecco, insomma, il collegamento è un attimo difficile, però nel frattempo, cara Ilaria, ovunque tu sia in collegamento, dobbiamo bere un buon bicchiere d'acqua. Ah, no? Giusto! Voglio dire, non ti sei preparata l'acqua? Sì, io stavo già partendo perché io non mi perdo in chiacchiere, io lavoro. Non ti perdi in un bicchiere d'acqua, ecco perché bevi dalla bottiglia. Bravo. Va bene, un bicchiere di acqua buona, un po' di pubblicità e poi comincia Due Chiacchiere in Cucina. Siamo pronti per la prima ricetta, chiamatela torta salata, chiamatela crostata, sta di fatto che faremo questa pasta meravigliosa con all'interno un ripieno, giusto? Yes. Ecco, una pasta sfoglia. Yes. Va bene. Non è una pasta sfoglia, è una pasta all'olio, molto semplice. Ah. Sì. No, scusa, mi hai sconvolto perché sono abituato alla pasta sfoglia per la torta salata, alla pasta frolla per la crostata. Sai cosa faccio? Intanto comincio a preparare le verdure. Sì. Vai. Intanto tu di gli ingredienti. Allora, diamo gli ingredienti sempre per quattro persone, lo sapete, questo insomma è lo standard che vediamo, indipendentemente dagli ingredienti che usiamo in puntata durante la ricetta. Allora, per la crostata di verdure, ovviamente sarà solo vegetariana, servono 450 g di farina Manitoba, 120 ml di acqua, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questo per la pasta. Per il condimento invece serviranno una zucchina, un peperone giallo, 10 pomodori ciliegino e del timo fresco. Mentre poi per la crema di accompagnamento useremo 2 lattine di fagioli cannellini, 150 g di ricotta, 100 g di parmigiano, poi paprika, sale e pepe per aggiustare ovviamente di gusto. Allora, velocissima! Velocissima, allora ho tagliato. Hai già creato una scultura col peperone. Esatto, adesso vado a tagliare le mie zucchine, sì, che sono mie, queste. Del tuo orto? No, però quando io sto cucinando dico sempre le mie zucchine, i miei peperoni, la mia farina, cioè sono molto possessiva. Ah, okay. Non ho mai capito il perché, ma non importa. Perché ci crei un rapporto di simbiosi con i tuoi ingredienti, forse quello, o solo con le verdure lo fai? No, in generale. Cioè è proprio una cosa possessiva, non so il perché. Allora, ma non importa, vero? Tu non mi vuoi bene lo stesso. Cari amici e cari amiche da casa, non vi preoccupate, non è che lei va a rubare nel fruttivendolo e si appropria delle cose. No, però se trovo fiori che escono dalla parte del cancello, sì, per esempio le ortensie, io ve le taglio. Davvero? Sì, ho un brutto vizio. E infatti poi c'ho tutti i vasetti con le talee. Le hai viste? Le varie cose. Allora, farina, vado a mettere acqua. Sì. E poi vado ad aggiungere anche l'olio, che non mi ricordo, aspetta, sono 3 cucchiai d'olio. Questa non ha addirittura nemmeno lievito né niente, ma è una sorta di pasta molto croccante e funge quasi da piatto.
piatto più che da contenitore. Sì. Hai capito? No. Stavo contando il cucchiai di olio, mi ero ipnotizzato completamente, vedete questa faccia così, adesso un po' di sale. Un po' di sale che noi possiamo andarlo anche a mettere subito, perché? Perché non abbiamo il lievito, quindi non va in un certo senso a interferire con lo sviluppo della lievitazione. Perché il sale praticamente innesca il lievito immediatamente? No, lo blocca, se noi lo mettiamo a contatto immediato, mentre lo zucchero va ad alimentarlo. Ah, ecco, mi sembrava che c'era uno o l'altro, insomma. Esatto, allora può essere, in base al tipo di farina che noi abbiamo, che possa essere necessario aggiungere dell'altra acqua. Sì. Però lo vedremo appunto a mano che il nostro impasto incorpora appunto la parte di liquido. Naturalmente, per quanto ci riguarda, dovremo aggiungere l'acqua. Senti una cosa, ma anche la planetaria come la lavatrice? C'è un sostituto della televisione? Non so se ti capita mai di attaccarti a guardare la lavatrice. Sì, certo, soprattutto quando stai lì per aspettare che non finisce mai perché devi stendere e andare a lavoro. È quello il fatto. È un tempo interminabile. Oppure come tante persone, che tanti arredatori che mettono la tazza del vetro di fronte alla lavatrice. Sì, quando è vero. La lavatrice nel frattempo passa. Allora, beh, sono cose quotidiane, le facciamo tutti, è così. Allora, io invece volevo dare qualche curiosità e vado in confidenza, eccoci qua, è nel mio confessionale. Allora, qualche curiosità sulle torte salate, cioè sull'origine della torta salata. In realtà l'origine non è poi così nobile, adesso ci sono proprio gourmet, la pasta è sottilissima, le verdure sono selezionate, i ripieni sono fatti con ingredienti di altissima qualità. Mentre una volta la torta salata cosiddetta, comunque il pasticcio, perché deriva un po' dal pasticcium romano che poi si è evoluto, queste torte servivano a coprire, a chiudere all'interno degli ingredienti che magari non avevano avuto una conservazione ottimale, non erano belli da vedere, erano delle carni, si sa che non c'erano i frigoriferi, quindi molte volte le ghiacciaie non erano così efficienti. Quindi si creava questo involucro di pasta che non era sottile, era abbastanza grossa, e per evitare che le persone si concentrassero sul ripieno venivano create delle sculture enormi con questa pasta, quindi fantasia, inventiva e ovviamente della creatività dava vita a queste vere e proprie sculture. Erano proprio i punti di forza dei banchetti sontuosi, perché poi più grande era questa confezione, diciamo così, e più il banchetto, insomma, rispecchiava la potenza e la meraviglia di chi invitava, insomma, le persone a cena. Infatti le chiamavano architetture di pasta. Poi col tempo ovviamente si è assottigliata la pasta, la conservazione è stata migliore ed è diventata, insomma, la pietanza che conosciamo noi adesso, che comunque effettivamente è il must negli aperitivi. Sì, ma anche il classico salvacena, no? Tu dici: cosa faccio? Faccio una torta salata che può essere anche portata magari in dono quando vai a trovare qualcuno per pranzo e ti dici: cosa porto? Vabbè, dai, io ti porto la torta salata, facciamo aperitivo e tu ci metti un buon bicchiere di vino con un panino, la felicità. Ecco. Comunque devo dire che è stata codificata per la prima volta dal più grande cuoco italiano del Rinascimento, 1570 è datato il suo ricettario. Si chiamava Bartolomeo Scappi. Scappi? Scappi. Non so se fosse al giorno d'oggi che arrivava, che ne so, dal medico, aveva preso appuntamento da qualche parte. Che fai, Scappi? Il receptionist o la receptionist che diceva: e Scappi? No, veramente sono venuto a pestare e cose varie. Ho fatto la battuta anch'io, sono molto felice, vorrei un applauso virtuale. Guarda, io ho le mani occupate, mi dispiace, perché altrimenti non te lo facevo lo stesso. C'è stato un fuggi-fuggi in studio. Sì. Non ci sembra nessuno. C'è un futuro. C'hai un futuro. Hai mai pensato di condurre una trasmissione televisiva di cucina? No, non fa proprio per me, mi dispiace, no. Credo che nella mia deontologia personale non sia compresa questa cosa. E per esempio... Non so cosa ho detto, comunque. Neanche un programma radiofonico? Un programma radiofonico forse, di cucina. Potrei farlo. Allora... Tu con le manine sante stai concludendo il... Sì. Allora, io adesso vado a utilizzare un po' di olio. Io ho già tagliato i peperoni, le zucchine, il mio peperone, la mia zucchina, i miei pomodorini. Allora, i pomodorini a metà, sì. E le zucchine appunto a rondelle.
Adesso noi abbiamo... Cosa vedo? 1-2 mm di spessore. Sì, calcola che devono cuocere conteggiando appunto che deve cuocere la pasta e tutto il resto. Io adesso... Sì, altrimenti dice si spappolano. Ecco, si spappolano. Diciamola come... Allora, io vado a lavorare un attimino la pasta, che non dovrà assolutamente riposare, anzi lievitare, ma la facciamo riposare un attimino affinché la maglia glutinica si rilassi un attimino e okay. diventi appunto leggermente più lavorabile. La mantieni umida comunque, no? Sì, è bella sì. umida, sì, sì, sì. Eccola qua. Allora, io vi ho dato il dosaggio per quanto riguarda una porzione da, partiamo dai 24-25, dopo insomma in base a se la volete più o meno alta la base di pasta come quantitativo. Dopo se per caso volete utilizzare anche altri tipi di farina, come può essere una farina di farro, una farina integrale, una tipo 1, una tipo 2, va benissimo. L'importante in questo caso è che almeno una parte di farina sia... Perché ridi? No, perché per un attimo ho avuto questa cosa, se volete usare vari tipi di farina, tipo 1, 2, queste cose qua. Insomma. Mi ricordo un po' i film romani. Romani. Allora, al posto di mettere una classica crema, chiamiamola, di formaggi, di mozzarella, come di solito siamo abituati a fare, andiamo a fare una crema di cannellini. Che, voglio dire, dal punto di vista nutrizionale è ottimo perché tu hai la verdura, hai il carboidrato e hai anche le proteine, quindi è un pasto completo. Bravissimo. Un pasto completo, cominciamo così, andiamo a creare la crema, dopodiché andiamo a regolare di sale, aggiungeremo una parte di parmigiano reggiano e di paprika, che può essere paprika dolce o, se preferite, una paprika piccante che dà uno sprint in più. E con il momento rock and roll noi continuiamo a frullare. D'altra parte, come avete capito, noi stiamo facendo riposare leggermente la pasta e pian pianino poi verrà stesa e verrà insomma, verrà poi farcita e messa in forno. Senti una cosa, in forno a quanto? In forno quanto la terrai per... Un 45 minuti più o meno, calcola comunque che il forno è sui 180-190 gradi. E se, nel caso in cui qualcuno abbia il dubbio, perché con le torte dolci si mette lo stecchino, ma con la torta salata... Tu la vedi la base, dopo ti faccio vedere a mano e vedrai che è molto semplice da capire. Pensa quante rivelazioni fa il forno. Ma tu pensa che io questa torta... e ti metti veramente... Tu la vedi, sono quelle cose come per dire ad occhio, no? Le dosi famose delle Ma tu lo sai che per esempio anche per i dolci non servirebbe quasi controllare il grado di cottura perché è il profumo che te lo potrebbe dire? Cioè Guarda, tu infatti senti... anch'io quando sento odore di bruciato vuol dire che è pronta, di solito. Ma non volevo dire proprio quello. Però... Vabbè, era una cosa biografica mia questa. Allora. Sale. Sale. Poi anche qui se vuoi mettere delle erbe aromatiche, liberissimo. Per esempio noi andremo a mettere il timo. Ok. Abbiamo una nota di timo all'interno. Poi se non volete utilizzare i fagioli cannellini, potete utilizzare anche i ceci, fagioli borlotti, piselli, quello che volete. Senti una cosa, il comportamento nella preparazione cambia se inserisci una carne invece che una verdura? Magari, che ne so, la carne più asciutta, meno Ma in liquido. Che senso? Spiegati. Cioè, se io invece di aggiungere la verdura avessi messo la carne, ok, metti anche la carne bianca, del pollo, delle cose, non so, fa un po' schifo, dici, sì. ecco. Oppure un manzo no, buono. No, ma non ha proprio senso su un tipo di torta così, di torta Come salata. Dicevo io prima, cari amiche, cari amici, non mettete la carne. Ve l'avevo detto io. L'avevo detto io. Capite che c'è un cultore della torta salata. Allora, noi adesso per esigenze televisive dobbiamo correre, immagino, sì. tanto per cambiare. Però tu vedi che io, se faccio per allargarla, lei ritorna. Sì. Vuol dire che non è rilassata perfettamente. Ok. E quindi dovremo farla riposare un attimino di più. Ma siccome non è possibile, perché appunto... Andremo avanti, ovviamente. Voi a casa fatela riposare, puoi riposare quei 10 minuti in più, esatto. ecco, questa cosa.
fondamentale. Allora, la pasta sarà tirata molto sottile? Molto sottile, anche qui possiamo decidere se farla rettangolare, se farla rotonda, come preferiamo. Le cose non vanno assolutamente a cambiare. Quello che va a cambiare poi invece è la disposizione dei nostri ingredienti. Calcola che noi abbiamo solamente le verdure per poterla abbellire in maniera insomma un po' carina. Okay. E quindi cerchiamo di utilizzare delle verdure sicuramente colorate, certo, in questo caso, e più varie sono, meglio, sì, nel è. Nel senso che se avete tutto verde, cioè avete tutto rosso, non prendete il peperone rosso, lo prendete giallo oppure verde. Ecco. Insomma, credo che poi ognuno, se vuole farla monocolore, la fa monocolore. Perché allora, oltre al ripieno tu metterai delle verdure anche sopra? No, no, non vanno come ripieno. Ah, non va coperta con la pasta? No, è come una pizza alla fine. È come una sorta di pizza. Mm. Allora, questa io l'ho fatta la settimana scorsa a casa perché avevo delle verdure che praticamente mi andavano troppo avanti. Ho detto, quasi quasi la propongo ai nostri amici di Due Chiacchiere in Cucina. Ma non quella che hai fatto qualche giorno fa. No. Alla fine vedrete quella realizzata. No, 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 perché è andata mangiata subito. Noi l'abbiamo mangiata come piatto unico. Cioè nel senso che una a testa. No. Unico nel senso che non andava diviso. Allora io adesso giro la mia placca del forno. Sì. Che però sarebbe un po' troppo tagliata, un po' troppo grande. Ma non è un problema, basta prendere un coltello e andarla a rifilare. Sì, questi poi sono passaggi che effettivamente sono normali. Credo che chiunque si metta a cucinare e rifili, sistemi, faccia briga. Certo, insomma, fa parte della cucina. Questo viene fuori un panino che dentro in frigorifero, tra l'altro, abbiamo anche del salame. Ah, cioè, oh, che meraviglia! Quindi... Fatta, abbiamo fatto quello spuntino, ragazzi. Siamo a posto. Yeah! Allora, prendiamo la nostra crema. Quindi andiamo a spalmarla completamente, dopo vado a pulirla bene. Quindi tu adesso spalmerai la crema direttamente sulla pasta, poi sulla crema di cannellini andrai a porre tutte le verdure, ovviamente, secondo una decorazione, secondo un motivo che uno sceglie a priori, oppure mette come farei io, tutta a casaccio, ed è veramente che molto bello. Va bene bello. Anche così. Guardala! E poi in forno. E poi in forno, basta. Tu pensa quanto facile, se vi avanza un po' di parmigiano lo potete tranquillamente mettere anche sopra come bella crosticina. Come crosticina, esattamente. Con l'effetto gratin. Va bene, allora andiamo a sentire nel frattempo qualche consiglio importante per la corretta alimentazione, dopodiché torneremo a vedere la nostra torta salata. Buongiorno professore, bentornato a Due Chiacchiere in Cucina, professor Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Un argomento che un po' oggi è un po' una spina nel fianco perché piacciono a tutti. Vino, ma è una spina nel fianco, No, ma nel senso a volte giustamente hanno le loro controindicazioni, ma parliamo di vino e alcolici. Sì. Dica lei. A noi piacciono, a noi piacciono. Però questo non significa che facciano bene. Intanto hanno parecchie calorie. Un bicchiere di vino ha circa un centinaio di calorie. Uno spritz sì, può averne 150-200, dipende dal volume. Cioè, lo spritz e dipende dalle patatine o dalle altre cose. Certo, perché poi una cosa tira l'altra. Quindi a volte queste abitudini di fare l'aperitivo possono come calorie sostituire un pasto, però come apporto di proteine e di vitamine assolutamente no. Quindi bisogna stare attenti agli alcolici, intanto per il peso corporeo. Sì. Come già dicemmo, l'alcol è un fattore cancerogeno. Quindi non sarebbe opportuno assumere più di una o due dosi, una o due porzioni di alcolici al giorno. Cosa intendiamo per porzione? Porzione è il bicchiere di vino, il bicchiere da 150 sì, ml, è il bicchiere da 250 di birra, è il bicchierino da 30-40 ml di superalcolico, okay, grappa whisky. Ecco, uno o due di questi al giorno. Per le donne hanno il fegato un po' più piccolo mediamente, che è quello che smaltisce poi l'alcol, certo, quindi uno o due. Per il maschio due o tre. Oltre iniziamo a rischiare. Alcuni studi hanno correlato l'uso di moderate quantità, soprattutto di vino, a una riduzione del rischio cardiovascolare.
Quindi un bicchiere di vino ai pasti principali, quindi uno a pranzo e uno a cena, potrebbe anche essere utile se mantenuto all'interno di questi limiti. Oltre questi limiti incominciamo a entrare nella zona rossa di pericolo. Perché dicevano anche che il vino rosso, no? I tannini... Il vino rosso contiene delle sostanze che si chiamano procianidine, che sono dei forti, potenti antiossidanti e con anche attività antinfiammatoria. L'alcol in parte ne favorisce anche l'assorbimento in circolo e questo giustificherebbe, diciamo, un profilo di rischio meno pesante per il vino, soprattutto per il vino rosso, rispetto ad altre bevande alcoliche. Io avevo sentito, sempre da amico dell'amico dell'amico che va dal nutrizionista, diceva che se una persona assume dell'alcol deve ridurre l'apporto di carboidrati durante il giorno. Diciamo, se noi guardiamo al peso, gli effetti sul peso, se io assumo delle calorie, ma può essere il bicchiere di vino, di birra, ma può essere anche il bicchiere di succo di frutta, oppure di Coca-Cola, ecco. Perché anche là ci sono le calorie. Certo. Sono delle calorie in più e sono calorie, qualcuno le ha soprannominate calorie vuote, cioè delle calorie che oltre all'apporto energetico non danno altro. Se io mangio un piatto completo, ho anche le vitamine, ho le proteine. Allora, cosa c'è ancora di vuoto, qualcosa che apporta energia e basta? C'è lo zucchero. Sì. Quindi se io aumento l'alcol dal punto di vista energetico dovrei ridurre lo zucchero. Ok, questa è la cosa fondamentale, però giustamente non andare oltre questi limiti che ci diceva prima, ma soprattutto anche magari un giorno su un giorno no, non farebbe tanto male. No, ecco, una cosa da non fare è pensare che bere tutto una volta alla settimana sia lo stesso che bere due bicchieri al giorno, perché due bicchieri al giorno sono 14 bicchieri alla settimana. Bere 14 bicchieri sabato sera nel giro di 2-3 ore non è consigliabile, sia per gli effetti del danno che fa l'alcol acutamente, che raggiunge altissimi livelli, sia per quello che succede una volta usciti da dove abbiamo bevuto 14 bicchieri, ci mettiamo in macchina e poi è quello il danno grande. Sabato sera. Non andate, sì, veramente grave problema. Non andate per medie, andate per giornaliera. Per media giornaliera, diciamo, non per media settimana. Grazie professore, torniamo con lei la prossima puntata. Noi adesso torniamo in cucina a vedere cosa sta combinando Ilenia. L'abbiamo chiamata torta salata, l'abbiamo chiamata crostata, io ho anche sbagliato, l'ho chiamata pizza, prima le fuori onda, ma adesso è il momento di vedere l'uscita del corteo, diciamo così, trionfale dell'uscita dal forno. Sembra un po' una pizza. Sembra una pizza, però... Però, una crosta, una però non è lievitata. E quindi non possiamo chiamarla pizza. Quindi una crostata salata, potremmo chiamarla anche così. Sì. O una torta salata. O quello che sarà. Comunque, esatto. Sarà quel che sarà, cantava il poeta. Bellissima la decorazione, complimenti, molto bella. Grazie, perché se avevo anche dell'erba cipollina, ma magari ci facevo i fiori, proprio certo, gli steli sì, di certo, fiori. Certo, sì, facevi i quiz per prendere la patente, quelli con le precedenze e no, tutto quanto. No, perché esisto, tu non hai mai visto su Instagram, su Pinterest, che adesso vanno di moda queste focacce un po' particolari, un po' naif. Con l'erba cipollina basta, con i fiori di nulla. Non capisci niente. Comunque va bene, allora andiamo a sentire qual è il vino perfetto da abbinare a questo piatto, dopodiché torniamo con la seconda ricetta. Buongiorno, eccoci all'angolo dell'abbinamento. Abbiamo un piatto semplice tutto sommato, una crostata di verdure. Quindi un piatto ricco di tendenza dolce, dato sia dagli amidi contenuti nella pasta, ma anche le verdure hanno tendenza dolce perché hanno piccole quantità di zuccheri semplici. Allora ho scelto un vino dell'Umbria, un'Umbria IGP annata 2018, Poggio Lupo. Il vino si chiama Del Sole, il vitigno è il Sauvignon Blanc, vitigno
tipico della Francia, dove esprime il meglio di sé soprattutto nella valle della Loira, ma qui in Umbria si esprime molto bene in virtù di un clima particolarmente caratterizzato da escursione termica importante. Questo fa sì che il vitigno, che già di per sé è un vitigno semi-aromatico, quindi abbastanza ricco di sentori, di aromi, sono enfatizzati da questa, diciamo così, escursione termica importante. 13% di alcol, quindi non mi serve un vino che abbia una struttura particolarmente possente, perché il piatto non è particolarmente strutturato. Media struttura del piatto, medio corpo del vino. Questi sono, diciamo così, i canoni dell'abbinamento cibo-vino secondo AES Veneto. Guardate il colore giallo paglierino, ma ancora luminoso e lucente. Ci mettiamo il naso e fiori, soprattutto questo tipico fiore giallo di acacia che si evince molto bene. Lo degustiamo. Freschezza e sapidità in perfetto equilibrio. L'invito al riassaggio è imperioso. Chiaramente in una stagione che comincia ad essere un po' più calda possiamo servirlo anche a una temperatura un po' più bassa di 8-10 gradi. Chiaramente l'abbinamento è di grande eleganza, finezza, piacevolezza, veramente molto molto intrigante. Quindi ricordate, Sauvignon va molto bene in questo caso con una crostata di verdura. Alla prossima amici, buona giornata. Seconda ricetta, qui a Due Chiacchiere in Cucina, siamo pronti per pesce. Pesce, meraviglioso pesce, ci dispiace molto per chi anche in studio non lo ama, però comunque coda di rospo, questo è il, diciamo, il, l'ingrediente chiave per condire questi ravioloni buonissimi. Esatto, in realtà con prodotti molto, molto semplici, è una sorta di ragù con la coda di rospo che, come tu ben sai, è un pesce che non ha spine, ma solamente una sorta di scheletro, di dorsale. Sì, un po' come la coda di qualsiasi animale, diciamo. Esatto, così. Esatto, usiamo una sorta di spina dorsale. Ecco. Poi, vabbè, andiamo a capire quali sono gli ingredienti per questi ravioli con zucchine e spina dorsale di rospo, lo chiamiamo così. Guarda che... No, coda di rospo. Allora, 400 grammi di ravioli. 4 zucchine piccole, 300 grammi di coda di rospo, appunto, una bustina di zafferano, del prezzemolo fresco, un po' di brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti. Non era il momento del brindisi. Non è il momento del brindisi, però no, ma io fa bevo bene, sempre. Quindi è meglio idratarsi, soprattutto esatto. In questa stagione. Allora si parte, aspetta che queste gli do una sciacquata, si parte con la dadolata di zucchine. Che farà parte appunto anche del nostro ragù, chiamiamolo così. Io adoro la coda di rospo, soprattutto quando devo fare appunto dei ragù di pesce, che secondo me rimane sempre bella intera, non si va a spappolare ed è fantastica. No, buona, veramente, sia la consistenza che il sapore, che mi piace molto. È quasi... Allora, io devo dire la verità, sono molto amante del... Io dico sempre, il pesce deve avere, per me deve avere testa e coda. Nel senso che non sono amante dei crostacei, delle cose in cappa, cioè, ovviamente che uno spaghetto con le vongole è buonissimo, però preferisco proprio il pesce, ecco questa cosa. Tra l'altro non la chiamiamo coda di rospo, ma si chiama rana pescatrice. Rana pescatrice. E tra l'altro è un pesce bruttissimo, purino. Però è un po' come il pesce San Pietro, c'ha il testone, è presente il faccione. Bruttissimo. E poca, però buonissimo anche quello. E ed è un pesce gigante, perché fa un metro di lunghezza più o meno. Però? Sì, un metro di lunghezza, però può arrivare anche a 2 metri di lunghezza. Quindi è un... Esagerato. Assolutamente sì, infatti si chiama ranona pescatrice quella. Ah, ok. La più grande, sì. O comunque... O codona di rospone. Dipende, insomma, adesso non andiamo a sottigliare. Ma perché? Tu lo sai perché ha questi due nomi?
Rana pescatrice. O coda di rospo. Allora, coda di rospo perché è un termine commerciale che è stato dato molto più facilmente, nel senso che i mercati praticamente cosa fanno? Ti vendono la coda di rospo, un po' come il pesce San Pietro, come dicevamo prima. Senza testa. Senza testa. In effetti, la guarda. La testa è tanto grande. Quindi... Ti ho lasciato praticamente un filetto intero e in effetti si vede appunto che è senza testa. Ma infatti, te come in questo caso, essendo che la testa del pesce occupa una gran parte della lunghezza dell'intero, quindi sembra che rimanga solo la coda, ecco, per questo si chiama coda di rospo, okay. Però comunque sarebbe rana pescatrice, cioè noi nel momento in cui acquistiamo la coda di rospo acquistiamo tutta la parte edibile della del rana pesce. Pescatrice. Non so se si possono mangiare anche le guancette. Non te lo so dire, però sono tanto buone. Perché per esempio non mi ricordo di quale pesce, non so se addirittura della trota, credo, insomma, del pesce molto meno nobile, della rana pescatrice, ci sono anche le guancettine. Insomma, non si mangia tutto, si butta via niente. Ecco, a parte le spine, che quelle fanno male. Però puoi usarle per un brodetto, per esempio la colonna vertebrale, chiamiamola così. Fai un brodetto di pesce. Che comunque se vi interessa la provenienza del pesce, perché molto spesso magari andate dal vostro pescivendolo di fiducia, che bisogna scegliere quello di fiducia, è vero, nel senso che a parte il fatto che un po' ti aiuta anche nel sistemare il pesce, curarlo, darti dei consigli, ma sì, puoi dargli fiducia per quanto riguarda le indicazioni di provenienza, di tempo che ha in esposizione il pesce, se è congelato oppure no, perché molto spesso si compra il pesce e lo si congela. Vedete sì, sempre se è stato congelato prima per sicurezza. La maggior parte adesso comunque sono tutti congelati a bordo, per cui figurati, cioè la qualità del pesce adesso è veramente molto sicura. In effetti io dico sempre, cioè ok, comprare il pesce surgelato magari ti consente di fare scorta, ma non è che sia meno buono, meno pregiato di quello fresco, perché la maggior parte appunto hanno in ogni caso una sorta di surgelazione a bordo, sì, proprio per la conservabilità. Poi il fatto che si va a controllare effettivamente col pesce fresco la provenienza del pesce, cioè dove viene pescato e da chi viene pescato, e quello, insomma, avere i punti di riferimento è importante. Ma se voi per esempio prendete una rana pescatrice pescata in Sicilia, ha la carne con una consistenza meno soda rispetto a quella dell'Adriatico e ha un leggero aroma di fango, proprio per i fondali e insomma, la tipicità del territorio, insomma, dell'ambiente marino di quelle zone. Ok, bene. Poi anche il pesce, noi dobbiamo sempre ricordarci che ha una stagionalità di pesca, anche quello, non dobbiamo. Sì. Ascolta, allora io ho fatto un fondo di olio, ho messo le zucchine e un filo di brodo vegetale. Sì. Questo mi permetterà di accelerare un attimino la cottura, mentre appunto l'acqua bolle, vado ad abbassare un attimino perché andremo a cuocere i nostri tortellini, ravioloni, perché hanno solamente un minuto di cottura, proprio sottili. Velocissimi. Ho scelto appunto asiago ed erbette, che è abbastanza neutro e quindi si sposa perfettamente. Sì, anche perché l'asiago ha un buon gusto, cioè una via di mezzo, perché è pungente per certe parti e invece è delicato, insomma, per altri versi. Allora, quindi non è neanche difficile da curare, diciamo così, il pesce. La coda di rospo? No, dopo ti faccio vedere bene com'è. Me ne fa fare 15 dopo, stiamo a sistemare i frigoriferi di tutti quanti oggi. Allora vado a fare appunto questa dadolata, che una volta che le nostre zucchine si saranno abbastanza rosolate, chiamiamole così, dopo andiamo ad aggiungere la coda di rospo. Senti, sto vedendo che stai facendo la cottura abbastanza aggressiva alle zucchine. Tu sai che io con le verdure sono aggressiva, perché non amo che diventino pappetta e si cuociano in maniera da disidratarsi, ecco. Le zucchine acquistano il gusto dell'olio, insomma, della doratura. Che non è fritto questo, perché c'è anche una parte di brodo. Allora, questo ragù può diventare tranquillamente anche un primo piatto se fate dei dadi, dei cubi un attimino più grandi. Quindi se tu vuoi farti un secondo piatto, lo puoi fare tranquillamente mantenendo magari dei cubi un po' più grandi, tipo spezzatino. Comunque prima, mi sono dimenticato, prima che si parlava del pesce fresco, in ogni caso se vedete che magari il pesce non è già surgelato, non sapete se è fresco o meno, in quel caso se avete la possibilità comprate la rana pescatrice con la testa,
perché dalla testa, ovviamente dall'occhio si vede il parte lo che stato oramai, di conservazione. Oramai, insomma, diciamo che i punti di riferimento dove noi andiamo a fare la spesa sono molto più corretti, magari, quindi sono anche obbligati a dare tempistiche, dare tutto quello che può essere, appunto. E poi l'utente, secondo me, è molto più informato di tempo fa, molto più cosciente di quello che va a comprare, per cui non è possibile più tanto infinocchiarlo, Ma è vero, basta non arrivare all'eccesso opposto, poi ovviamente. Che allora lì si diventa dei... Quelli famosi che creano simpatia nel gruppo, ecco, chiamiamoli così. Sì. Allora, senti, cottura velocissima, immagino, della rana pescatrice. Cottura velocissima. Io adesso vado anche a tagliare l'altra, che così intanto... Velocissima, sì, questo è un condimento molto facile. Tra l'altro poi andremo ad aggiungere un altro po' di brodino dopo aver fatto ben rosolare il pesce e andiamo ad aggiungere anche dello zafferano, così. Ah, il colore, che bello. Perché sì, è un po' non tristarello, però con colori... Diciamo che non è vivace. Esatto. Ecco. Comunque tu prima mi chiedevi il perché si chiama rana pescatrice, no? Perché? Perché uno pensa, non è che va a pesca, povera sta rana, no? Non è che c'ha la canna da pesca, io me la immaginavo da piccolino che avesse la rana e la canna da pesca. In realtà perché ha, proprio all'altezza del labbro superiore, no? Ha un primo raggio spinoso proprio sopra l'arco superiore, quindi sopra la bocca, ha questo raggio spinoso che pende, cioè dal quale pende un membro, un lembo membranoso, che fa da esca agli altri pesci, giusto cosa che così, no? E quindi dicono che vada a pesca come se avesse la rete. Hai capito. Un po' di curiosità. Quante cose sai? Me le scrivono. Ma alcune le so, alcune ovviamente grazie agli autori, grazie a Enrico Bianchi arrivano qua, quindi ci siamo. Questa la stai scorticando proprio, Purina? No, la sto pelando. Sì. Sei una mancata estetista vedendo la delicatezza che hai. Perché? Ti vedrei veramente a fare i trattamenti di bellezza. Attenzione, no. Sarò delicata! No, penso che non sarebbe proprio... Allora, dobbiamo seguire come dicevo prima, la colonna vertebrale. Non so se... la lisca comunque, dai. Chiamiamolo così. Ed esce proprio il filetto perfetto. Adesso io ho i coltelli che sono un po' da... affilare. Oh, che belli. Ciao. Vedi? E non dobbiamo neanche diventare matti, perché questo, per dire, potrebbe essere un pesce anche per bambini e anziani. Senti, è possibile una tartare? Mangiarlo crudo? Allora, no, perché? Perché la coda di rospo è uno dei più... cioè dei pesci più, come si dice, più facilmente attaccabili dall'anisakis. Ah, ok, quindi è meglio evitare. Quindi in niente, modo. Assolutamente niente pesce crudo. Va bene, andiamo a sentire qualche consiglio per il nostro bucato e dopo torniamo assolutamente in cucina. Il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui. Prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. E pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa. Perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave. Non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo
mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto! Ecco Wave! Ecco a voi il futuro per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. Profumino di rana pescatrice con lo zafferano, profumino di pasta fresca ripiena. E adesso sentiamo anche il profumino dell'ensemble. Dell'ensemble? Sì, ovvero della... Mise en place. Schiaffa i tortelloni, ma che buonissimi. Che buonissimi. Buonissimi proprio, neanche italiano, ma questo è proprio dettato dal profumo. Asciughiamo un po', ci mettiamo, beh in questo caso il parmigiano non lo mettiamo, ma mettiamo un po' di... prezzemolo fresco o tagliato, sì. Mal che vada potremmo aggiungere delle briciole di pane tostato per fungere al posto del parmigiano. Per una volta che sapevo un termine, il panure, la panure sarebbe quella che tu vai a impanare. Ah, perché si chiama panure da impanade, ok. Sai cosa mi piace un sacco? Che se prima nella ricetta, nella crostata, no, al forno, avevi variato quei colori, questo mi piace tantissimo perché è un monocolore praticamente. Giallo e verde. Il tortellone ha lo stesso colore poi della rana pescatrice insieme alle zucchine, molto bella. Quindi uno pensa di prendere il tortellone e invece prende la rana pescatrice. E tu dici, e dov'è la rana pescatrice o il tortellone? Ecco, devi quello cercarlo. È il quiz, così hai un argomento di conversazione a tavola, importante. Andiamo a sentire il nostro caro meraviglioso sommelier Vito Damanti, quale vino ci consiglia per questo piatto di pesce. Buongiorno amici, allora abbiamo un piatto tutto sommato abbastanza semplice, coda di rospo, quindi il pesce ha sempre tendenza dolce, carni bianche. Allora ho pensato a un vino del Friuli. Il Friuli è famoso per i vini bianchi, ma anche vini bianchi importanti, longevi, strutturate, con tenore alcolico molto molto importante. Le zone più vocate del Friuli sono i colli orientali del Friuli, la zona del Collio e la zona dell'Isonzo. Qui siamo proprio sui colli orientali del Friuli. Il vitigno è il friulano, che un tempo si chiamava Tokai, ma adesso non possiamo più chiamarlo così, ed è stato ribattezzato Friulano. Annata 2018, un'annata perfetta, maturazione delle uve perfette. Quindi abbiamo un vino con un colore giallo paglierino, ma vedete ha ancora dei riflessi quasi verdolini. Questo cosa mi dice? Che malgrado 2 anni di vita ha ancora una buonissima spalla acida, una buonissima acidità. Ci mettiamo il naso, profumo di foglia di gelso, di pesca bianca. Molto caratteristico, tipico di questo vitigno. L'ingresso in bocca è veramente delicato, ma di grande piacevolezza, finezza, eleganza. L'abbinamento trovo che sia veramente perfetto, perché alla tendenza dolce del piatto si abbina una discreta acidità del vino che ripulisce molto bene la bocca, ma affrancata anche da una sapidità del vino stesso che dà grande equilibrio al tutto. Ritengo che sia uno dei vini più rappresentativi del vigneto friulano ed è veramente interessante. Modica il tenore alcolico, 12,5, non è un vino del Veneto, ma sapete che i vini del Veneto li trovate tutti sulla nostra guida online Vinezia, accessibile dal nostro sito www.aisveneto.it. Alla prossima amici, buona giornata!
Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi e siamo pronti per un piccolo riepilogo e poi per i saluti finali. Allora, Ilenia, a te la parola perché sei tu quella che sa. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima portata, abbiamo impastato, fatto naturalmente questo panetto con la farina manitoba, acqua, olio, sale e pepe, se volete, senza lievito. Fatto riposare semplicemente un 10 minuti, un quarto d'ora, non lievitare ma riposare, steso e poi farcito con una crema di cannellini frullata insieme alla ricotta e a del parmigiano. Se volete mettete anche del timo fresco. Spalmata la superficie, poi adagiate sopra le verdure ben tagliate a fettine sottili. Regolata di sale, se volete un pizzico sopra, e poi cotta in forno a 200 gradi, forno preriscaldato, modalità ventilata, per circa 40-45 minuti. Per quanto riguarda invece la seconda portata, questi ravioli con la rana pescatrice, dopo aver cubettato le zucchine, fatte saltare in con un poco di olio, sale e pepe, abbiamo aggiunto anche la rana pescatrice o coda di rospo ad adolata, aggiunto del brodo affinché si cuocesse appunto in maniera molto più delicata e aggiunto anche lo zafferano, saltata insieme appunto poi ai tortellini che abbiamo cotto per un minuto in acqua bollente salata. Noi siamo arrivati alla fine, vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata, come sempre due chiacchiere in cucina. Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie! Ciao! C'era una volta il detersivo. Oggi c'è Wave, il detersivo in fogli.